Gubbio come la regione francese dello Champagne, una vocazione inimmaginata ma reale per la produzione di bollicine. È questo uno dei più interessanti nuovi scenari dell'agricoltura locale, la viticoltura di montagna, parola di Marco Caprai, imprenditore umbro di successo che ha legato il suo nome al Sagrantino di Montefalco con l'azienda Arnaldo Caprai e che, ospite del convegno sulla città appenninica alla Sala Trecentesca di Gubbio, ha illustrato il progetto che sta portando avanti con l'azienda agraria Semonte. Noi siamo circa un vigneto a 800 metri sul livello del mare, una zona, un posto straordinario di cui sono veramente innamorato, e abbiamo messo insieme un po' di cose. Abbiamo fatto il lavoro innanzitutto di ricerca con l'università e abbiamo scoperto che questa piccola zona interna dell'Appennino ha le temperature medie più prossime a quelle della zona dello Champagne. Poi abbiamo scoperto, insomma, abbiamo anche ragionato sul fatto che la zona dello Champagne è sulle marne del cemento, perché nella zona dello Champagne per molti anni si è estratto il cemento con cui è stata costruita la città, la Ville Lumière, la città di Parigi. E quindi sono due cose che sono già comuni tra la zona dell'Appennino di Gubbio e incredibilmente con la zona dello Champagne. La terza cosa che abbiamo piantato, le varietà che danno vita allo Champagne, e quindi abbiamo piantato Chardonnay e Pinot Nero, e piano piano stiamo assistendo allo sviluppo di questo progetto. Il progetto sta crescendo, coinvolgendo anche altre realtà, facendo nascere una rete di imprese, Spume, che sta sviluppando il progetto stesso. E abbiamo anche realizzato, ora abbiamo una rete di impresa, e quindi la rete si possono aggiungere pezzi, e la rete si chiama Spume, e quindi sarebbe l'acronimo di Spumantistica Eugubina, e una rete di impresa che è destinata ad allargarsi, perché io credo che questa potrebbe essere una zona dove realizzare un prodotto di altissima qualità e in questo modo di aggiungere al paniere delle tipicità della nostra Umbria un prodotto che si confronta a livello internazionale.